buonasera a tutti, 22esima puntata di Calcio Junior TV. Questa sera con noi i ragazzi del San Vito, per la precisione la squadra Alivi, che andremo a conoscere, li andremo anche a salutare. Silvia, saluto te che a pelo rischiavi... A me questo nuovo orario, cambio di orario, un po' perché le partite slittano, quelle delle prime squadre, quindi Rimini ha giocato alle 15.30, poi c'era la possibile vittoria del campionato, così non è stata, però io e la mia collega Chiara Ronca siamo scesi in campo. Hai rischiato di far festa? Ho rischiato di non venire, ma sono venuta però di corsa con... C'ho ancora il fiatone. Noi avevamo già il sostituto pronto però, c'era già ma io ci sono! C'era già il panchinaro pronto per entrare, però così... Ma io se posso scendo sempre in campo. Benissimo, benissimo. Speriamo per Rimini poi che sia domenica prossima. No? Beh, 17 punti, Rimini il campionato l'ha già vinto, adesso è solo questione di matematica, ma il Sasso Marconi ha deciso di fare il gol della vittoria al 92esimo oggi contro come il Progresso. Come spesso gli accade durante questo campionato, gli è capitato spesso al Sasso Marconi di segnare al 90esimo. Nonostante questo, il Rimini ha vinto 5-0 contro la Marignanese. Che non ha demeritato. No, assolutamente. Benissimo, benissimo, poi così avrò modo quindi di ricomplimentarci con il Rimini. Sì, le vado a presentare i nostri ospiti, dicevamo il San Vito, parto dalla mia sinistra, saluto il presidente Alessandro Censi. Buonasera a tutti. Sperando che la sua tosse non faccia le viste, ci siamo sediti in settimana, ma così non è influenzato, ma siamo un pochino al limite, speriamo, presidente, che i medicinali assunti reggano lutto. Comunque buonasera. Buonasera a voi. Al suo fianco non c'è Tommaso Guerra questa sera, ha voluto dare spazio alle seconde linee, senza offesa Alessandro, la seconda linea nel senso perché dice se no ci sono sempre io, forse anche un pochino stanco, comunque lo saluto, Alessandro Nanni, collaboratore buonasera, di Golè. Buonasera. Buonasera Alessandro, vado avanti, Cristian Tartaglia, nostro giornalista. Buonasera, buonasera a tutti. Esperto Cristian, abbiamo delle bombe, dico bene? Bomboni. Addirittura, bomboni, benissimo per il San Vito. Enzo Garatoni, buonasera, dirigente non da tanto nel San Vito, ma da tanti anni nel calcio. Da tanti anni nel calcio. Poi ci racconterà magari anche le squadre dove ha, si dice, militato, no? Come dirigente. No, ho militato poco, ho giocato fino da ragazzo, dai. Militato da dirigente. Da dirigente molto. Tante squadre, poi avremo modo di conoscerla, ci racconterà durante la puntata. Comunque, buonasera, benvenuto. Al suo fianco una vecchia conoscenza, è stato con noi Silvia anche nel girone di andata. Sì, mi ricordo. Sì, il responsabile tecnico del settore giovanile del San Vito, ma anche allenatore della squadra, Valerio Presepi. Buonasera. Buonasera. Mister, com'è andata la partita? Poi vedremo anche le immagini. Tornata la calma, sì? Sì. Diciamo che la calma c'è sempre stata. C'è sempre un po' stata. Di amarezza anche per la prestazione, non tanto per la sconfitta di stamattina. È giunto un po' inaspettata, era una partita sicuramente alla nostra portata, la prestazione è stata quella che è stata e il risultato alla fine ha premiato chi ha giocato meglio. Vedremo le immagini, l'ho vista questa mattina la partita, come dicevamo anche a telecamere spente, la squadra non mi era dispiaciuta, però purtroppo il calcio è anche questo, magari loro sono riusciti un po' a concretizzare di più quello che gli è capitato durante i 90 minuti, vedremo poi la sintesi della gara. Silvia, mentre tu raggiungi la postazione per presentare dai, i ragazzi, dagli allievi. Saluto il nostro sponsor, Soluzione Acqua, del presidente Visino. Oggi il Cattolica ha stravinto, si vede 4-0 che toglie, ora che tornasse a vincere. Toglie ogni dubbio dalle possibilità del Cattolica di raggiungere i playoff che speriamo riescano ad ottenerli, sicuramente se lo meritano. Saluto quindi Soluzione Acqua, azienda di Rimini, ma leader a livello nazionale nel trattamento dell'acqua. Come ben sapete, ormai ve lo diciamo, vi abbiamo fatto una testa tanto ormai, con una semplice telefonata gli incaricati di Soluzione Acqua verranno nelle vostre abitazioni gratuitamente per controllare la qualità dell'acqua che bevete quotidianamente. Se Davide in regia è pronta, lancerei la clip. Soluzione Acqua, azienda leader nazionale nel settore trattamento purificazione acqua, per scopi promozionali ha deciso di regalare il purificatore per tutti quelli che chiameranno adesso. Quindi cosa aspetti? Chiama subito! Entrati in onda, andiamo a presentare i ragazzi, questa sera una rappresentanza della squadra. Via. Mi chiamo Petit Colari e sono centrocampista centrale. Davide Rossi, difensore. Dennis Fantini, attaccante. Simone Farina, portiere. Federico Gambuti, terzino. Filippo Censi, centrocampista. Nicola Mosconi, portiere. Savioli Paolo, portiere.
Eccoli qua, adesso oggi li vedo anche da vicino, stamattina li guardavo attraverso la telecamera. Cristian, partiamo con la società, cosa abbiamo scoperto del San Vito? Allora, abbiamo scoperto, io, siccome oggi abbiamo anche dei bravi ragazzi, volevo andare a chiedere anche al presidente, abbiamo scovato che l'anno scorso un vostro ragazzo è stato, diciamo, selezionato per un provino all'Atalanta. Sì. Quanta soddisfazione c'è nel vedere i propri ragazzi alla fine raggiungere risultati come questi? Tantissima soddisfazione, perché lavoriamo per questo e il ragazzo non è dei 2001 come loro, ma è un 2003, un ragazzo molto bravo come sono anche loro, alcuni di loro, questo probabilmente ha qualcosa in più sopra la media e è stato non solo all'Atalanta ma quest'anno anche alla SPAL e con buonissime possibilità perché ha fatto un gran bel provino. È chiaro che da parte della società sono quelle cose che ti spingono ad andare avanti perché è un'enorme soddisfazione per tutti, io in primis, ma tutti sotto, dal responsabile allenatore allo stesso allenatore, a tutta la società completa, diciamo. Sì, Cristian, tu fa di sei nuovo dall'altra parte. Vi hanno cercato loro o voi siete in contatto? L'hanno cercato loro, sì, l'hanno cercato loro. Bene, bene, bella. Ma comunque sono squadre che qua in Romagna da noi militano, sia col Rimini che col Forlì. Il Forlì ha un sacco di giocatori presi dal Vivaio dell'Atalanta. Comunque sono squadre che vengono spesso a osservare qua da noi in Romagna. Giustamente. Certo, poi si vede anche una realtà completamente diversa perché a Bergamo. La Spal, l'Atalanta, sono il Verona. Personalmente con lui, è un centro bellissimo. Bellissimo, chiaramente, una società gloriosa, forse uno dei migliori settori giovanili. Immagino in Italia, che era emozionato. Un pochettino, che sì. Che cosa gli ha detto? Ma no, era abbastanza sereno, però è un'esperienza che è un ragazzino di 13 anni. Era emozionato il presidente. Certo. Era emozionato anche il ragazzo. Insomma, poi, tra l'altro, forse ne avevamo parlato anche nella puntata precedente. Adesso secondo mi sono girone di andata. Ma ne avevamo accennato. Quindi così gli rifacciamo i complimenti per la seconda volta. Grazie. Sicuramente, presidente, se li merita. Dicevamo, Enzo Garattoni, dirigente della società, se non sbaglio da quest'anno, comunque da poco, però così ripercorriamo anche un po' la sua storia nel calcio. La storia del calcio, da ragazzino ho giocato, poi abbiamo costruito lì la squadra San Vito, sono andato avanti fino a che la San Vitese è stata trasferita con Sant'Ermete, fatto la fusione con Sant'Ermete, io ci sono sempre rimasto dentro. Ah, quindi dai tempi del Sant'Ermete? No, del San Vito. Molto prima. San Vito, poi ci fu la fusione, credo, durata poco, mi sembra. Sì, fusione, ma dopo io sono uscito di lì, ripreso con loro dopo qualche anno. Dai. Sì, come si trova col presidente, con la società? Amici da sempre. Sì? Dà l'impressione della società di essere molto unita, molto così, in un concetto, un ambiente molto familiare, questa è l'impressione che si ha. Sicuramente sì. Si ha da fuori. Il suo incarico, nello specifico? Ma no, dai... Stamattina l'ho vista in panchina abbastanza. Ero arrabbiato. È vero, preso dalla gara, signor mister. Sì, per forza, dai. Come fai a non prenderti una partita come quella di stamattina, che doveva essere la partita che ci dava sicurezza, invece siamo andati a cadere subito, perso due palle. Hanno dormito poco, no? può essere? Forse un dormito può essere, poco. Lo chiediamo sì, loro. Sì, l'abbiamo visto in giro. Che vado a chiedere, Chris. Chiediamo un po' gli orari. Ma no, adesso gli orari. Qui facciamo vita da atleti o no? Allora, com'è andata la partita oggi? Ma sì, dai, abbiamo giocato abbastanza male, potevamo fare meglio. Male, abbastanza male, malissimo. No. Com'è abbastanza? Di solito giocate meglio? No, di solito giochiamo, cioè cerchiamo di giocare meglio, però oggi è andata così e alla fine ha vinto la squadra che meritava di più. Cos'è mancato oggi da voi? Il sole c'era. E il campo, scusa, mi intrometto Silvia, ma il campo qui, faccio i complimenti alla società, in condizione direi proprio ottima. Sì. Quanto avete perso? 3-1. Chi ha fatto il gol da voi? Cioè, qui presente? Andiamo da chi ha segnato. Bomber. No, poi chiediamo anche chi li ha presi, 3 gol. No. Chi è il portiere? Ah, ce l'hai proprio sotto. Ah, è lui? Ah, quindi perfetto. Vediamo le loro impressioni.
Del portiere? No, no, anche il tuo che ha fatto il gol. Quanti gol hai fatto quest'anno? No, no, il gol l'ha fatto lui. Ah, il gol l'ha fatto lui, scusami, scusami. Che oggi siamo entrati un po' molli in campo, non abbiamo avuto un gran carattere all'inizio, nel primo tempo abbiamo giocato peggio, poi ci siamo ripresi in un secondo, ma era fatica a rimontare due gol. Quanti gol hai fatto? 1-1. Chi è il capitano di voi? C'è? No. Se... Ah, lui era lui il capitano, vedi, sono andata. Ah, c'era un motivo, c'era. Alcune volte capitano. Cos'hai detto ai ragazzi negli spogliatori fino al primo tempo? No. In questa partita non ero io. Ah, non eri te, vabbè, ma però uno può parlare anche se non è il capitano. No, c'era un po' di rabbia, ho fatto la doccia e zitto a casa. Se ne parla martedì, durante gli allenamenti. Pasta della domenica. Andiamo dal portiere, come sono stati questi tre gol? Beh, sono stati errori un po' in generale, non è che diamo la colpa a qualcuno. Contro chi giocate domenica prossima? Contro il Classe. Un'altra ravenna. All'andata come era finita? 2-0. 0-0 era finita. Ah, bisogna vincere. Tanto Silvio è un portiere moderno lui, okay. Perché oggi l'ho visto, gioca molto alto. Molto alto, purtroppo. No, no, però non, io... No, ma bravo, c'hai i piedi buoni. A chi ti ispira? A chi si ispira? A chi ti ispiri? A Donnarumma, cioè il mio idolo Donnarumma. Purtroppo sono i rischi di quel tipo di atteggiamento. Bisogna crescere, per crescere si sbaglia anche, no? Io condivido come interpreta il ruolo, sicuramente. Silvia, se la regia è pronta, io andrei a vedere il primo servizio realizzato dai ragazzi di Golè, appunto l'intervista ai ragazzi degli allievi del San Vito. Qual è la tua qualità migliore? So, il dribbling o il tiro. La cosa che devi migliorare? Stare più tranquillo in campo. Descriviti in tre parole. Alto, forte, basta. Ti alleni o studi di più? Mi alleno. Squadra del cuore? Milan. Idolo? Ronaldinho. A chi ti ispiri come tipo di gioco? Calmi. Meglio giocare con Del Piero o con Totti? Del Piero. Qual è il giocatore che ti piacerebbe affrontare? Dybala. Ti trovi bene a San Vito? Sì. Dici un aspetto positivo del San Vito, una cosa che ti piace. La squadra. Hai fatto altri sport oltre al calcio? Sì, tennis. Qual è la partita più bella che hai giocato? Penultima. Abbiamo pareggiato 1-1. La partita più brutta? Non la ricordo, ce ne sono tante. Chi è il tuo compagno di squadra preferito, quello con cui ti trovi meglio? Francesco. Propositi per la stagione? Un buon piazzamento nel campionato e di migliorare. Qual è il complimento più bello che hai ricevuto giocando a calcio? Che ho fatto un bel gol. In che squadra ti piacerebbe arrivare a giocare? Cesena. Qual è il tuo giocatore preferito del Cesena? Adesso a Gazzi. Raccontaci un aspetto positivo del San Vito. Ci si trova bene con tutti i compagni. Ok, invece un aspetto negativo? Noi non diamo il massimo durante le partite. Ah, no, autocritica. Bravo. Il mister non sa perché e neanche noi. Come esulti quando fai gol? Faccio gol molto raramente, ma più che altro abbraccio i compagni. Sei 2-1 davanti al portiere. Lo scarti e fai gol o lo passi al compagno? Lo scarto e faccio gol. Ok, sincero, bravo. Descriviti in tre parole. Socievole, solare, simpatico. Qual è il momento in cui hai sentito più tensione in campo? Calcio d'inizio. Meglio vincere giocando male o perdere giocando bene? Perdere giocando bene. Quando hai iniziato a giocare a calcio? 10 anni fa più o meno. Qui a San Vito? No, sono Arcangelo. Ti alleni o studi di più? Mi alleno. La tua materia preferita? Matematica. Qual è la tua qualità migliore? Scartare il portiere. Ok, quindi dribbling. E invece quello che devi migliorare? Il tiro. Eccoci rientrati in studio dopo il servizio e l'intervista ai ragazzi, abbiamo cominciato ad ascoltare le loro voci. Volevo chiedere al mister Valerio Presimo e poi anche ad Alessandro di Golè così il loro parere. Qualche serata fa c'è stata la presentazione di un libro di un mister di Serie A, Ezio Gleran, che poi così ha argomentato durante questa serata, che abbiamo anche ripreso con le nostre telecamere di Icaro TV, dove così, per farla in sintesi, si sta creando un po' questo percorso nelle società professionistiche di lasciare la gestione della partita ai ragazzi, dal momento in cui diciamo, entrano nello spogliatoio, fanno l'elenco, distribuiscono le maglie, a turno scelgono da soli la formazione,
Chiedo, mister, qual è il punto di vista su quello che è un fenomeno, sembra pronto alla partenza, perché tante squadre professionistiche... Sì, è successo anche qui da noi con qualche società di dilettantistica che hanno fatto questo tipo di prova. Da quello che mi risulta, parlando con un loro dirigente, sono rimasti molto contenti di questo tipo di situazione. Però bisogna tenere presente che i ragazzi non possono avere più di tanti anni, nel senso che ragazzi di 11-12 anni riesci a farlo questo. Quando cominciano ad essere più grandi, sicuramente bisogna che siano assistiti dai tecnici in panchina, dall'arbitro in campo, in modo che poi arrivino un pochino più pronti al calcio dei grandi. Perché questo gruppo qui potrebbe gestirsi da solo? Non solo questo gruppo qui non potrebbe, ma neanche gli altri gruppi di questa età qui. Perché loro praticamente già con un calcio agonistico, un calcio fisico, un calcio dove praticamente ci sono dei ragazzi, dei giocatori che mentalmente sono molto più pronti, ti possono anche fregare sul piano di non dico di una giocata, ma di una furbata, di qualcosa che fanno, che poi non viene sanzionata come se ci fosse un arbitro in campo. Ragazzini ingenui, ragazzini che giocano a calcio per puro divertimento, sicuramente sì. Se qui posso intervenire una cosa, prego, provengo dal mondo della pallacanestro e non ci sono a livello, diciamo, di partite professionistiche partite senza arbitro autogestiti, ma ci sono tantissimi tornei autogestiti, sin dalle categorie più basse alle categorie più alte, quindi anche ai senior, ed è non è facile, però nel basket ci si è riusciti, quindi io mi auguro, lei dice in questo momento magari è difficile, però mi auguro magari che un giorno forse possa... Forse c'è anche una dinamica diversa nel basket, sì, assolutamente. I giocatori entrano, escono continuamente, quindi io credo che... Assolutamente, però le furbate magari, ogni sport diciamo, ha le sue caratteristiche di furbizia, però mi auguro che un progetto, io poi magari parlo personalmente, però mi auguro che un progetto del genere possa arrivare a compimento. Secondo me sono due situazioni completamente diverse, anche perché poi il basket si gioca in uno spazio che è abbastanza ridotto, dove una visione è molto più completa. Il calcio è dispersivo come spazio, certo. E di conseguenza ci possono essere poi delle difficoltà del tipo che abbiamo parlato prima. Sì, perché anche i ragazzi, durante questo incontro, è stata una serata molto interessante, molto bella, e a questi video che abbiamo visto, consultato, proprio anche durante la partita i ragazzi, due incaricati, chiamiamoli così, proprio dalla panchina guidavano i compagni, correggevano, magari sbagliando perché non hanno ancora l'esperienza, però con un fare molto che creava molto gruppo, che creava molto unità di intenti anche tra i ragazzi, magari sbagliando nel concetto, però c'era un'unione, un affiatamento che sembrava importante, insomma, quindi anche la correzione durante la partita. Quella che è stata, diciamo, fatta questa prova qui, possiamo dire anche il nome della città, no? L'ha fatta il Rimini Unit, però aveva un arbitro in campo. L'arbitro? Sì, un arbitro, un dirigente, gli ha lasciato la gestione dei cambi, la gestione della formazione ai ragazzi. Perfetto. Ma non la gestione della direzione della gara. No, la gara veniva gestita dall'arbitro, in questo caso sì, lì sì. La gestione era proprio sì. La scelta della formazione, esatto, sì, sì. Queste cose qua, quindi... Così, Alessandro, un tuo parere? Non ti ho chiesto se tu hai giocato a calcio, non ti conosciamo come passato. Sì, ho giocato a calcio, gioco tuttora a livelli bassini, però mi sembra un concetto non così utopistico, nel senso che secondo me potrebbe aiutare anche i ragazzi nella crescita, essere un po' più indipendenti, avere talvolta anche la possibilità di gestirsi, autogestirsi in questo caso, quindi... Potrebbe essere. Potrebbe responsabilizzare cosa. Anche molti ragazzi. Sì, esattamente. Sì. Proponeva il mister anche di fare proprio. Adesso anche nelle categorie proprio inferiori si è tolta la classifica in questi anni. Invece, proprio quindi il suggerimento in questo momento di riportare le classifiche anche nei piccolini, negli esordienti, nei giovanissimi, comunque l'aspetto, la competizione rimane una cosa che da stimolo, no? Che fa comunque sempre la differenza. Sì, sì, alla fine si gioca, ci si diverte, ma quello che conta è il risultato, è inutile girarci attorno. Che ci giriamo attorno, esatto. È vero. Vorremmo non lo fosse, esatto, ma, alla fine, esatto. Sì, sì, sì. Ma alla fine siamo lì. Silvia, volevo sapere cosa ne pensavano i ragazzi di quest'idea. Ma secondo me si potrebbe provare, non saprei più che altro. A rischio e pericolo, tu dici, sì. Proviamo. Tentare non nuoce. Anche secondo me.
Accetteresti le scelte di un tuo compagno che magari decide chi far giocare e chi non far giocare? Sì. Beh. Sentiamo chi ha fatto gol oggi. Senti. Io ho un'idea diversa, io, perché secondo me a quest'età ognuno ha l'istinto di primeggiare sugli altri, perché comunque a 16 anni si può avere questo istinto. Quindi... Potrei dire anche più avanti, di età in cui c'è l'istinto di primeggiare ce ne sono tante, però vabbè, magari si parte da quest'età. Sì, esatto. E magari può funzionare con alcuni gruppi, in altri no, bisognerebbe vedere i casi con cui viene fatto. E quindi, caso per... quindi abbiamo Silvia, pareri a favore e qualche... Si può provare, no? Ci potrebbe provare, certo. Proviamo, ma credo che sarà fatto, quindi così a breve vedremo anche i risvolti di questa idea. Sì, è il momento del quiz, della domanda che facciamo solitamente. Adesso ragazzi vi faremo vedere qui sullo schermo una locandina con due maglie di due squadre appartenenti. Vi avevo accennato prima, parleremo sia adesso che poi nel nostro social corner con Silvia del campionato austriaco, quindi della Bundesliga austriaca. Se Davide in regia è pronto, eccola qua ragazzi, guardate qua sulla vostra destra. Queste sono due maglie del campionato austriaco, dovete indovinare segnando sul foglietto che vi abbiamo dato con il numero 1 o con il numero 2 qual è la maglia ufficiale dell'Austria Vienna. Campionato austriaco a due squadre che dominano come in Spagna, come in tanti altri campionati. Una delle due, Rapid Vienna, lì mister in una c'è scritto Vienna, ma sono tutte e due di Vienna le squadre. Quindi lì la cosa non ci aiuta, allora, forse. Allora la viola. Mister, sa qual è la maglia delle due? Non lo dica, mister, non lo dica. L'ha detto? Ha detto qualcosa. Ha detto la sua opinione. L'Austria Vienna. Che sono là che scrivono. Presidente, una sua impressione sul concetto di cui parlavamo prima, sulla gestione? Fate riportare. Ho letto qualcosa del genere sull'argomento, è una cosa molto interessante. E secondo me però è applicabile non a tutte le fasce di età, nel senso che già ragazzi come loro, 16 anni allievi, è molto più difficile. E forse nella categoria inferiore è un po' più facile, però qui la figura dell'allenatore o dell'educatore è fondamentale secondo me ancora, perché hanno bisogno, come diceva giustamente Valerio prima, di essere un po' guidati in campo, non tanto per il risultato, per ottenere risultato, ma per avere magari delle prestazioni sempre un po' più sopra la media. E chi ha un'esperienza come Valerio, come tutti gli allenatori, sicuramente in questa cosa possono aiutare. Poi nelle categorie inferiori, dove sono più piccolini, è una gran bella cosa. E cioè, non so se paradossal... sarà applicabile o meno, perché non è facilissimo un ragazzino di 10 anni fargli fare l'allenatore, fare i cambi. Bella, interessante. Molto, molto interessante. Molto interessante. L'allenatore, tra l'altro, va in tribuna con i genitori. Non sta sul campo, cioè, però il paradosso mi viene da pensare, non è pensabile che più piccoli sono, magari più hanno bisogno di essere, tra virgolette, io magari andiamo dal mister che forse è più il mestiere, di essere guidati, e magari più crescono, invece ragazzi come loro, in qualche modo tante cose devono averle già apprese, no? Come stare in campo, forse non è più il piccolo che ha bisogno dell'allenatore e meno il grande. Sì, probabilmente sì, adesso sentiamo che con Valerio cosa ne pensa, però ci sono due partite, due modi di giocare a calcio completamente diverso, fra allievi molto più fisico, molto più agonistico, molto più, si avvicina molto di più al calcio. Al calcio vero, sì. È normale che i bambini piccoli possono giocare un calcio istintivo, un calcio che magari si inventano al momento, dove gli schemi, le disposizioni in campo possono anche saltare, mentre invece il calcio dei grandi questo non lo consente. Di conseguenza, secondo me, ripeto quello che ho detto prima, questo esperimento o questo esperimento può essere sicuramente portato avanti anche con successo, ma di bambini sicuramente più piccoli, dove vengono coinvolti. Io ho visto tra l'altro il filmato di questa partita qui,
E, quello di Gallipoli dove ha giocato Juventus? No, 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 l'ho visto qui il filmato, quindi a Rimini. Ah, sì. E, dove c'erano degli appunti anche sui cambi da parte dei bambini, e, mirati, precisi, aspetta, giochi dopo. Ci sono mossi bene. Ma veramente, cioè, c'era coinvolgimento. Normalmente in quei ruoli lì bisogna che si proponga, diciamo, il bambino più pronto, più preparato, quello che gode anche della considerazione dei compagni, insomma. Certo, certo. L'altro aspetto, si parlava molto del divertimento, no? Quello che secondo anche Mr. Glaren manca rispetto magari a quando eravamo più giovani noi, sostanzialmente, dice, una volta si divertivano di più i ragazzi, erano più liberi di interpretare anche nel campo, erano meno guidati, meno indirizzati nelle scelte, quindi anche per quello meno ragazzi smettevano di fare calcio in età sempre più bassa, insomma adolescenziale, perché adesso le statistiche dicono di tanti ragazzini che smettono già a 16-17 anni, ma molti di più rispetto a prima. La domanda, mister, è questa: voi giocate durante l'allenamento, dedicate la parte della partita in maniera, giocate i 10 minuti, magari fate anche la mezz'ora di partita durante l'allenamento? Normalmente in tutti gli allenamenti minimo è una mezz'ora di partita, spesso e volentieri molto di più. A volte la partita è condizionata, magari si limita a qualche tocco in più, però se si può noi giochiamo anche a tutto campo durante la settimana, perché siamo una ventina quando ci alleniamo, abbiamo qualche questione di tempo, però riusciamo a farlo spesso. Per quanto riguarda i ragazzi che adesso smettono o hanno meno interesse nei confronti del calcio rispetto a una volta, non è una questione che il mondo è cambiato, i ragazzi hanno altre alternative, hanno altri interessi, possono fare altre cose. No, noi forse è extra calcio. Sì, noi forse nel nostro piccolo, nel nostro paese che praticamente offre solo calcio, questo tipo di situazione lo sentiamo di meno. Quindi, meglio così, vuol dire che comunque quello che si fa lo si fa bene, magari sono dinamiche esterne che vanno a creare questi abbandoni. Cine, siamo arrivati alla fine della prima parte, sì. Poi ci rientreremo con il nostro social corner, così se no parleremo questa sera di campionato austriaco. Andiamo in pubblicità. No, capito male. Eccoci rientrati per la seconda parte, prontissimi per il nostro social corner. Questa sera, così in studio, si dice un po' difficile, ma sono convinto che i nostri giocatori daranno del loro meglio. Se la sigla è pronta, social corner. Molto difficile, io le risposte le... Adesso facciamo un test a Cristian Chiarabini, è finita la trasmissione sulla cultura del campionato austriaco, poi vedi anche cosa ci risponde. Allora, siamo qui con Petrit, centrocampista degli allievi di San Vito. Sì. E Valerio, allenatore. Bomber. Volevo dire bomber, ma siete pronti a sfidarvi? Partiamo subito con le domande di cultura generale. Allora, quanti sono gli abitanti di San Vito? Potete dire anche approssimativamente. 4.500. Dovete alzare. 4.500. No, abbiamo esagerato. 3.000. A chi la diamo? Sono 2.000 e quindi la diamo a Petrit. Sono 2.000. Vai in vantaggio. Contesto. Ma abitate a San Vito? Io sì. Contesto la risposta. Perché? Perché San Vito non è quantificabile come abitanti, perché come l'abbiamo... È puntiglioso questo allenatore, ma è così anche in campo? No, anche no, campo. No, così no. Se intendiamo come San Vito, dobbiamo intendere come comune o come parrocchia? Se la prende dopo con Chiarabini. Allora, come si chiama l'antico ponte romano ancora visibile a San Vito? Dovete alzare, non dovete rispondere perché... Giulio Cesare. No. I tuoi compagni ridono, vorrei vedere loro qua però. E puntati. Bravissimo. In dialetto, uno a uno. Il codice di avviamento postale di San Vito. È difficile. Non si mandano più le cartoline, le lettere, nel 2017. Qua vedo dei suggerimenti. 4, 7, 8, 2. E poi? 2.
Dov'è? Andata. Ah, 2-1. In quale anno è stato fondato l'attuale San Vito? Qua è facilitato. 2007. No, 2000. L'ha fatta apposta a sbagliare. Nel no. 2000. No. 2010. Hanno detto quasi in contemporanea. Qui c'è il biscotto. Qui c'è il biscotto tra il mister e il gol. L'hanno detto quasi in contemporanea. Allora, passiamo alla cultura calcistica del campionato di austriaco. Ve la prenderete dopo con Christian. Come si chiama il massimo campionato austriaco? Se giocate anche un attimo... Qua io li vedo i suggerimenti, anche giusti. La Bundesliga. Esatto. Sì. Wow, dovete alzare, però. Farina del suo sacco, bravissimo. Siamo 3-2, sì. Siamo 3-2, sì. Chi ha vinto lo scorso campionato? Nel campionato austriaco, ricordiamo. L'Austria Vienna. No. È una bellissima città. Ricordiamo il campionato di Innsbruck. No. Almeno ci prova qua. No, diciamo tutta la mappa. No, più di tre non gliela io dobbiamo lo conosco. Dare. Guardi vedo i suggerimenti. No. Inizia con la S, sa. Burgo. Ah. Vabbè. Vediamo se convalidarlo o no, però è Salisburgo. Per cultura generale bisognava dirlo, se non lo diamo buono come punteggio, ma bisognava dirlo. Allora, chi ha vinto più scudetti? Ne ha vinti 32, eh? Vi diamo questo suggerimento. Ha vinto 32 scudetti, sono tanti. Vienna. È il Vienna, però si chiama in un altro modo, te la diamo valida. Si chiama la squadra? Austria Vienna? No. No. Guarda che là il tuo compagno le sono tutte. Rapid Vienna. Il bomber là lo sa tutto quello che ha fatto con l'Oggia. È incredibile. Gli diamo il premio a lui. Le sa tutte. Da quante squadre è formato il campionato? 12. Fuoco. Una quindicina. Sei andato oltre. 14. Siamo andati oltre, ho detto fuoco quando avete... Sarà 13 allora. No. Poco, 12. Niente, non ve la diamo perché era 10, no? Ricordiamo, sì, uno dei campionati europei con meno squadre di tutti, eh? Quante squadre vanno direttamente in Champions League? La sa. Zero. Bravissimo. Comunque il bomber là è proprio bravo, le sa tutte. Allora, lo portiamo alle finali, perché ci sono le finali quest'anno di Social Corner? È vero, sì. Ma il bomber lo portiamo alle finali, perché adesso tutte. Ricordiamo che chi vince fa il campionato fa i preliminari, no? Ho visto che... Allora, l'ultima. Chi ha vinto la classifica cannonieri lo scorso anno? Vi do un suggerimento. Era nella squadra che ha vinto il campionato lo scorso anno, cioè nel Salisburgo. Ha fatto 21 gol. Diciamo la nazionalità. Ed è spagnolo. Oh. Allora, è spagnolo, era nel Salisburgo, ha fatto 21 gol. Morata. No. Beh. No. Morata Junior. Dacci d'aiuto. Qualcuno lo sa? Sa aiutare? Bomber. Nessuno? Vedo facce. Non lo sappiamo? Si chiama Jonathan. Se vi dico il cognome. Va bene, è Soriano. Jonathan Soriano. Chi ha vinto? Ha vinto Petro. Applauso, ragazzi, facciamo un applauso. Dopo paghi da mangiare a tutti questa sera. Quelle domande le risposte le sapeva tu, non ha ascoltato nessuno. Allora, uno dei nostri sponsor è la Macron, come vedete qui abbiamo la bandierina. Tu puoi scegliere tra il pallone e la maglietta, che cosa vuoi? Scelgo il pallone. Non avevamo dubbi. Tieni. Grazie. Questo andrai allo store della Macron e ritirerai il pallone che più ti piace. Okay. Vi stringete la mano? Sigla.
Eccoci rientrati dal nostro social corner, è stata una bella gara, difficile, avevamo detto Silvia, così si è dimostrata. L'ultima puntata la mettiamo te Tartaglio o te Tommaso nel social corner, le domande le preparo io. Ah, vinco facile. Silvia, riprendiamo la nostra chiacchierata, andiamo a toccare un tema molto delicato, un evento così a cui voglio portare per primo i miei complimenti per quanto fatto dalla società. Grazie. San Vito, società che è così molto sensibile, già colpita tempo addietro dall'alluvione, diciamo da un mega allagamento della propria struttura, dove poi tutti quanti, ecco, vediamo già l'immagine di come era, fa impressione se vedere il campo con la porta. Io l'avevo vista, l'avevamo fatta vedere a calcio.basket. Praticamente la porta quasi completamente così coperta, nascosta dall'acqua. Allora, il campo comunale di San Vito va in scena. E anche in quell'occasione si vide tutta l'umanità, chiamiamola così, della società e di chi ne fa parte, però quest'anno, nel mese di gennaio 2017, un altro grande momento che fa onore alla società, così un'operazione chiamata Una squadra per un amico, in soccorso, diciamo, in aiuto di chi è stato meno fortunato di noi, zone terremotate. Magari chiedo al Presidente di raccontare un po', perché non vorrei tralasciare qualche importante dettaglio. Intanto, Presidente, vediamo già anche qualche altra immagine dei momenti toccanti. Diciamo che quando è successo il terremoto ci siamo un pochettino sentiti di dare una mano a questa gente nel nostro piccolino. Abbiamo pensato di fare un evento per raccogliere dei fondi da destinare a queste persone sfortunate. E la scelta è stata facilissima, nel senso che darli a pioggia secondo noi non serviva assolutamente a nulla, perché era proprio una piccola goccia nel mare. E assieme alla Protezione Civile ci hanno indicato un paesino nelle Marche che si chiama Caldarola, e ci siamo messi in contatto con loro e abbiamo scoperto che era una realtà molto molto vicina alla nostra. Qui abbiamo il Presidente, abbiamo il Sindaco, forse adesso la foto. Sì. Ah, ecco, così. Sì. È una realtà molto vicina alla nostra, perché anche loro hanno una piccola società di calcio, e allora abbiamo pensato di organizzare una partita amichevole con delle squadre loro e le nostre, e poi la sera abbiamo fatto una cena di beneficenza sostanzialmente. È venuto fuori un gran bel evento, perché abbiamo fatto 540 coperti, quindi hanno aderito tutti. E la cosa bella, che sono rimasto piacevolmente sorpreso, è che non era legato strettamente al calcio, nel senso che hanno aderito gente che col calcio ha poco a che vedere. Pochissimo che vedere. Abbiamo racimolato una cospicua somma, secondo me, perché abbiamo racimolato 8.000 euro, che io personalmente, assieme a altri dirigenti, abbiamo consegnato a Caldarola, e sicuramente è venuto fuori una gran bella cosa. Assolutamente, assolutamente. Gesti che devono essere di esempio sicuramente per chi fa parte anche del nostro mondo e del nostro piccolo. Diciamo che tutti si può... hanno dato una mano affinché questo evento portasse a termine, anche perché non abbiamo esperienza, quindi fare da mangiare per 500 persone, più di 500 persone, non è facile, assolutamente. È stata una missione anche quella. Bella però, perché ci siamo divertiti tanto. Ringrazio ancora oggi tutti i ragazzi qui, perché loro hanno lavorato. Anche i ragazzi proprio del... Sì, quella sera lì erano i camerieri, quindi ci sono loro e quelli più piccoli, 2003, si sono prodigati per portare il cibo ai tavoli, quindi sono stati molto molto bravi. Molto bello, molto bello. Lei, Gartoni, era anche lei parte del... Magari così, se posso, tramite, lo faccio dire, ringraziamo anche Marco Vitali, che ho visto, sì, che stasera non è con noi, ma se non sbaglio qualche piccolo intoppo di salute, abbiamo avuto un piccolo... Sì, quindi sì, gli facciamo anche gli auguri di pronta guarigione. Pronta guarigione. Sì, sì. Com'è stata l'emozione negli occhi anche di queste persone che hanno visto l'aiuto? È stata una cosa toccante, perché parecchi bambini ci chiedevano se dovevano dormire lì dentro. Ho detto, per questo chi ci dorme lì dentro, ci chiedevano, dai, sono cose che ci hanno un po' toccato.
siamo andato tutto bene, noi abbiamo fatto del nostro meglio, era un po' di freddo, poi abbiamo messo anche un buon riscaldamento, insomma siamo riusciti a fare una bella cosa. Tutti quelli che hanno partecipato ci hanno fatto i complimenti perché non era facile entrare nel capannone così, tutti i ragazzi che andavano a portare a mangiare i tavoli, cioè, i tavoli erano, c'era poco spazio, c'è stato, ho lavorato bene, dai, non è successo mai niente, non è caduto per terra niente. Abbiamo lavorato bene. Rimanete in questo adesso in contatto con loro, con la società, sì, ma avete iniziative anche future? Adesso c'è un progetto di fare un'altra partita amichevole, questa volta da loro. Da loro. Per rimanere, che rimaniamo comunque sempre in contatto, ci siamo sentiti anche poco tempo fa, e ancora loro sono molto molto indietro. Perché ce ne sarà, insomma, quindi avranno ancora tanto bisogno. Sono segnati per tutta la vita, secondo me. Non deve essere veramente disastrato. Devastato. Devastato, sì. Bene, bene, quindi così, complimenti, andiamo avanti su questa iniziativa, insomma, non una fiammella che non va lasciata spegnere, insomma, vai. Assolutamente. E va portata avanti. Cambio un attimo discorso, vado da Alessandro Nanni, appena tornato fresco, Silvia da Viareggio, così adesso in queste settimane facciamo, sì, come sta andando? Sono le semifinali, sono arrivate diciamo alle fasi calde del torneo, sono rimaste Torino e Sassuolo da una parte, dall'altra ci sono Empoli e Club Brugge, l'unica non italiana, facciamo ovviamente il tifo per le italiane, specialmente per il Torino di Filippo Berardi, sperando che possa continuare a fare bene, perché sta facendo bene. Tuo pronostico? L'hai viste tutte queste squadre giocare? O? In realtà ci manca solo l'Empoli, le altre le abbiamo viste tutte, abbiamo intervistato praticamente tutti i ragazzi di queste squadre. E il pronostico non lo voglio dire perché credo che i favoriti magari siano. Magari quella che ha impressionato di più, magari sino adesso. Diciamo il Club Brugge sicuramente per agonismo, per anche cattiveria. Rispetto, fisicità. Sì, fisicità, sono più avanti. A loro manca qualche nazionale, qualche titolare impegnato con l'Under 19, però sono comunque riusciti ad arrivare in semifinale, che è abbastanza impressionante. Quindi sono i candidati numero uno per la vittoria finale? Speriamo di no, però direi a grandi linee sì. Sì, sì, perché noi facciamo il tifo per l'italiana, però esatto. Insomma, se la tua impressione è stata questa, insomma, si vede che sicuramente è una compagine di tutto rispetto. Benissimo, andiamo a vedere, Silvia. No, ci vediamo i ragazzi magari... si seguivano, vai, manda. Sì, mandiamo magari il video, così vediamo, stiamo parlando di partite, vediamo la nostra partita, quella dei ragazzi, quella che abbiamo realizzato questa mattina, poi così andiamo dagli atleti a raccogliere qualche impressione, se Davide è pronto manderei la partita. Al campo comunale di San Vito va in scena la partita degli allievi interprovinciali San Vito-Lovo Ponte. Leggiamo le formazioni che scenderanno in campo, soprattutto quella dei padroni di casa, il mister è Valerio Presepi con il numero 1 Farina, con il numero 2 Pasolini, con il numero 3 Bonifazi, con il numero 4 Gambuti, con il numero 5 Cau, con il numero 6 Cepele, con il numero 7 Del Negro, con il numero 8 Colari, con il numero 9 Censi, con il numero 10 Marcaccio, con il numero 11 Fantini. Siedono in panchina a disposizione con il numero 12 Mosconi, numero 13 Simoncini, numero 14 Maglione, numero 15 Valenti, numero 16 Manenti, numero 17 Roccoli, numero 18 Rossi. Al minuto 12 sono gli ospiti che si portano in vantaggio, complice anche una disattenzione della squadra di casa del numero 11 che non dà scampo a Farina. Al minuto 18 prova a reagire il San Vito con il numero 8 Colari che batte prima una punizione e poi riprende la sfera ma con il sinistro tira troppo debolmente. Al minuto 19 c'è il raddoppio degli ospiti e sempre il numero 11 inprendibile dello Ponte che non dà scampo all'incolpevole Farina. Al minuto 24 ci prova ancora il San Vito, sempre Colari, batte la sua punizione, palla dentro l'area, Cau con il destro non riesce a trafiggere il portiere. Al minuto 27 ancora pericoloso il San Vito con Cepele che colpisce il palo, poi arriva Bonifazi che non riesce nel tap-in. Al minuto 43 bella la combinazione Fantini-Censi che addirittura travolge il portiere.
Ancora i verdi del San Vito, calcio d'angolo, chiamano lo schema, palla alta dentro l'area, Bonifati di testa, nulla di fatto. Sale il forcing, palla dentro Fantini, non ci arriva. Siamo nella seconda frazione di gioco, Cau davanti al portiere, palla alta. Momento positivo per il servito, Marcaccio cerca Censi, lo trova, il controllo, botta di sinistro fuori sul secondo palo. Palla inattiva a San Vito, Censi sulla palla, il suo sinistro, la rincorsa è breve, non male. Ancora a caos sulla corsa, il tiro da dimenticare. Finisce con la vittoria ospite la partita, ci sarà anche un bel gol di Censi, purtroppo non ripreso per un problema tecnico delle nostre telecamere, San Vito 1, Lo Ponte 3. Sì, raccogliamo qualche impressione dei ragazzi dopo aver visto. Abbiamo visto le immagini. C'è poco da dire, siamo entrati in campo molli. Un po' molli. E... come mai? Ci può stare una domenica così? Bah. Avete fatto tardi ieri? No, più che altro dovevamo assolutamente prendere 3 punti di sta partita, erano fondamentali. Cosa aveva detto il mister? Com'è il mister? Ma io non ho sentito urlare da fuori dallo spogliatoio. No, no. Ha detto che le urla le terremo per martedì. Ah, no, notavamo la somiglianza con un giocatore, con Belotti. Tu la segui la Serie A? Sì, sì. Chi ti piace? Dybala. Un portiere, no? Se non sbaglio. Adesso che ti sei rivisto, è importante rivedersi, no, mister? Molto, può aiutare. Molto. No, ma lì non c'era niente da fare, dai. No. Il problema era un altro. Sempre bello rivedersi. Testa domenica prossima? Speriamo. Speriamo, devi dire di sì. Sì, dai, faremo meglio, dai. Bravo. Chi è il motivatore qua che spinge? Nessuno? Secondo me il bomber. È vero? Dall'impressione di essere mi sa di sì, che... il carismatico della squadra, sembra lui, eh? Cristian, trattagli una tua impressione sulla competitività dei campionati. Adesso credo che loro, è il primo anno che fanno l'interprovinciale o già lo facevano? Sì. L'hanno quindi, fatto 2 anni fa. Ecco, quindi per loro comunque un passaggio importante. Un campionato tosto per loro, lo sapevamo prima, lo sapevamo. Infatti avevo sentito qualcosa in merito anche al campo, sentivo parlare. Sì, ci andiamo a scontrare con delle realtà che chiaramente sono completamente diverse da noi. Anche se con quelle lì non abbiamo mai sfigurato, ce la siamo sempre giocata, invece magari con quelle un po' più a pari valore nostro andiamo in difficoltà come oggi. Si pensa magari quindi probabilmente è un problema forse psicologico, non tanto, però non, lo risolveremo, sono sicuro, tranquillamente. Non tecnico. Sì, se ne può aiutare. Affrontare anche squadre di livello oggettivamente, tecnicamente superiore, dà anche una sorta di responsabilità in più ai ragazzi. I ragazzi si sentono anche più predisposti a giocare con cattiveria agonistica, per cui io credo che sia anche positivo scontrarsi a volte con realtà superiori e, come dice poi il presidente, se le prestazioni sono migliori, credo che questa sia la prova del 9 che lo dimostri. Per cui io sono promotore del... è chiaro, a volte... di alzare l'asticella. Sì, di alzare l'asticella, è chiaro. Si rischia, si va incontro anche magari a dei risultati che possono non essere positivi, però... secondo me, anche dal punto di vista formativo del calciatore, scontrarsi con realtà più grandi è anche positivo. Sì, sì. Qui entra molto in gioco sicuramente anche l'allenatore, torno da Valerio, per riuscire comunque a far capire questo concetto ai ragazzi che magari uno perdendo qualche partita di troppo a livello di autostima, no? A livello certo. Di condizione potrebbe cambiare a livello di pensiero, lì importante magari il lavoro dell'allenatore, di far capire che è un passaggio che sicuramente... porterà dei miglioramenti. Cioè, noi sapevamo che il campionato era difficile, gliel'avevo anticipato anche a loro, perché cioè, noi siamo una piccola realtà che si va a confrontare con della gente che sicuramente come organici, come numero di giocatori, ti schierano sempre tutti i giocatori della stessa età, mentre noi abbiamo ragazzi che hanno un anno in meno, sapevamo di andare in difficoltà. Però secondo me, ritorno un pochino al discorso
che si stava facendo prima, siamo mancati in qualcosa. Secondo me la squadra merita come valori presi uno per uno, dal mio punto di vista doveva e poteva fare sicuramente meglio, ma io non parlo di risultati, di punti acquisiti in classifica. Di prestazioni? Io magari parlo di prestazioni, di approccio alla partita, di momenti che ci lasciamo un pochino andare e poi si pregiudica tutta la partita stessa. Noi siamo capaci di giocare spesso e volentieri 60 minuti, 70 minuti, benissimo, anche contro quelli più bravi che le mettiamo in difficoltà. E poi abbiamo 5-6 minuti che si pregiudica tutto. Questa è una mancanza un po' di personalità, una mancanza un po' di attenzione e una mancanza un po' anche di agonismo che bisogna trasmettere a loro. Il famoso, cresce, il famoso blackout. Si cresce, questo aspetto si cresce anche con le squadre più forti. Una volta. Esatto, no, assolutamente. Cioè, noi infatti abbiamo fatto questo tipo di campionato in funzione della crescita singola dei ragazzi, non tanto della crescita della squadra. Perché sappiamo che il campionato è quello che è, le società che andiamo ad affrontare sono bravi, sono organizzati, sono forti e naturalmente piano piano un ragazzo acquisisce anche delle qualità che prima magari era carente e le mette insieme. Insomma. Benissimo, magari mister, adesso abbiamo un altro video da vedere, quello della sfida, vediamo se lì magari siamo riusciti ad andare meglio, a non avere questo blackout, allora, abbiamo fatto i tiri contro la traversa, mi sembra. Sì. Lì è stato un po' un problema, ecco. perché sono andati in quattro e cioè, sì, qualche volta l'hanno preso, ma normalmente si prende di più, insomma. Ragazzi, il mister è molto esigente, il mister. Diciamo che sono stato più bravo io stasera nelle risposte che loro nelle traverse. Ah, allora abbiamo usato il blackout. La telecamera. Abbiamo il video che può testimoniare. Se Davide in regia è pronto, lancerà il video della sfida. Filippo, Patrick, Francesco, sì. Federico. Mister, io devo dire che insomma li ho visti abbastanza bene i ragazzi nel calcio, si sono comportati bene a livello tecnico. Stai parlando della partita di oggi? No, dei tiri che abbiamo visto adesso. Dei ragazzi comunque molto in gamba. Molto. In gamba, anche molto più grandi dell'età che hanno. Da quello che abbiamo visto lì sicuramente. Ho una foto, allora li abbiamo messo le immagini. No, indubbiamente qualche tiro è stato tagliato. Io non sto in campo, però state facendo un bel lavoro perché sono veramente dei ragazzi educati, molto più grandi anche dell'età che hanno, molto pronti. Rispondo a quello che hai detto te, sono troppo buoni e troppo educati. Io non ho nessuna difficoltà a gestirli durante la settimana negli allenamenti. Ogni tanto li rampogno, però loro si prendono le loro rampognate. Però manchiamo di questo mordente, ci vuole questa cattiveria. Volentieri non ci accompagna. Bene, abbiamo capito, mister, il concetto. Dov'è il limite della squadra? Ragazzi, mi raccomando, lavorate sull'aspetto che il mister è esigente e ha capito dov'è il problema, quindi sta in voi adesso. Premiamo. Allora, abbiamo Dennis, Simone, il portiere che è qui con me, e Paolo. Cristian, tutte le vincitori, premia, sì. Diciamo per i nostri telespettatori qual era la risposta giusta, era la numero uno, la maglia dell'Austria-Vienna era quella, appunto col numero uno, quella viola, invece la bianca e verde è del Rapid Vienna. I tre amici hanno risposto esattamente, abbiamo detto Dennis che vince un chilo di gelato. Non gli piace il gelato, ti piace, non mangia mai. Gentilmente offerto dal bar gelateria Ponte di Ebli di Rimini, un altro dei nostri sponsor, a prenderlo quando vuoi, magari in settimana, ma anche adesso quando vai a casa è perfetto. Poi abbiamo Paolo che deve decidere se vuole il pallone alla maglietta della Macron. Cosa vuoi, Paolo? Non avevamo dubbi. E poi c'è Simone che è più alto di me, mamma mia, cosa vuoi Simone? Ma c'hai i tacchi lui? Il pallone, il portiere è altissimo.
Silvia, siamo arrivati in conclusione, magari ricordiamo, oltre alla replica di questa sera alle 21.15, sempre su Icoro TV, dopo l'overtime della puntata, per chi non è riuscito a vederla oggi, poi invece quello che è l'attività dei nostri social, lascio... Sì, noi ci trovate sulla pagina di Facebook, siete su Facebook? Calcio Junior TV e su Instagram. Non è vero, potete trovare le foto dei ragazzi di questa sera, delle altre puntate, le repliche anche su YouTube di tutte le puntate di Calcio Junior TV. Ricordiamo gli ospiti della prossima settimana che sono i ragazzi del Rimini United, quindi anche per loro è un ritorno. Ringraziamo tutti gli ospiti in studio, dal presidente Alessandro Sensi. Grazie a Cristian Tartaglia, grazie ai ragazzi di Golè. Grazie mille. Al mister, forse più esigente di Antonio Conte, mi sembra di vedere, come non ne lascia mezza. È giusto, bisogna tenere sempre sul petto. Grazie a Enzo Garattoni di essere stato con noi, buon lavoro. È tutto, Silvia, ci rivediamo domenica prossima, buona serata a tutti.